Ciao a tutti ragazzi, sono Nishira del Team Ombra e oggi vi presento la decklist di Granblue versione Nitros. Partiamo dallo starter, io ho deciso di giocare Gran Ace perché secondo me è meglio rispetto all'altro G0. Invece che metterlo da mazzo, noi al turno 1 lo schieriamo dietro, dipende contro chi giochiamo. Se giochiamo contro qualsiasi mazzo, volendo non attiviamo spettro e ce lo teniamo come un supportino nelle varie retro e poi in caso in qualche modo ce lo buttiamo negli scarti. Oppure se volete ve lo potete direttamente spettro, fine turno, si ritira. Se partite di turno 2 è meglio, semplicemente perché dopo che ha supportato almeno finisce il turno e lo spaccate, se no l'avete giocato per niente praticamente. Partiamo dai gradi 1, allora, no scusa, che gradi 1, gradi 0, partiamo ovviamente dalle cure, perché non ci piace perdere, quindi le giochiamo tutte e quattro. Come inneschi altri gioco, vabbè, le 4 Banshee per forza, se vogliamo pescare almeno è buona. E poi giochiamo altri 6 critici. Potete giocare quelli che più preferite di design, cambia niente. Io preferisco lei come design appunto rispetto agli altri due e quelli che ci sono perché secondo me sono meglio. E poi 2x del fantasmino. Lui è forte perché quando lo giocate dagli scarti con Hollow da più 10.000 a un'unità. E poi quando viene ritirata facciamo ritornare questa carta nel mazzo, fondamentalmente. È forte però dare più 10.000 perché aumenti di tantissimo le colonne, quindi se poi beccate il secondo stand per puro caso sei forte praticamente. Non succederà mai però, se succede, insomma, non, schifo non fa come cosa. 4 per ovviamente della PG perché è importante difendersi e poi è sempre un buon counter charge per il mazzo perché comunque nonostante counter chargeiamo già parecchio perché con lo starter facciamo due counter charge fondamentalmente, però averne uno in più se non siamo riusciti a counter chargeare troppo ci può sempre aiutare. Ovviamente 4 per dello straight fodder, se vogliamo tutorarci Nitros è sempre buono e se no prende comunque più 2 gradi quando dobbiamo scartare per fare grado, per fare stride. Poi io gioco il 3x di Negrobone, essenzialmente lui quando supporta in Generation Break 1 facciamo ritirare l'unità ritirata girando 1 e schieriamo un'altra carta dagli scarti con spettro. Buono per fare un po' di combo, per fare multi-attacco, è fortissimo. Poi io gioco la monocopia di Jack il Fantasmino, semplicemente per quando faccio il turno di Obadiah, me lo vado a scartare dagli scarti o se l'abbiamo già scartato per qualche motivo, comunque me lo vado a mettere negli scarti e poi ho un supporto per Obadiah che dopo a fine della sua battaglia se ha colpito ci torna in mano, uno scudo da 5 non è mai male. Poi gioco il monopair dello zombie che fondamentalmente quando viene schierato in Generation Break 1 se lo abbiamo in hollow ci scegliamo una carta del mazzo e la mettiamo negli scarti, altrimenti se non lo mettiamo in hollow dobbiamo per forza millare la prima carta del mazzo. E poi gioco la monocopia della Banshee, se viene messa in gioco dagli scarti, sorblastiamo una carta dell'anima e peschiamo uno. Per quanto riguarda i gradi 2, io gioco il 3x di Negrolesi, una delle carte motore del mazzo fondamentalmente, perché quando viene messa in gioco in Generation Break 1, counterblastiamo una e solblastiamo una carta e scegliamo una carta dei nostri scarti e la schieriamo in un'area che vogliamo, lui prende più 2000. E quando viene ritirato per l'effetto di Hollow facciamo anche counter charge e soul charge fondamentalmente. Poi gioco il 3x di Negruk, lui è una delle carte più forti del mazzo fondamentalmente perché in Generation Break 1 lo schieriamo in Hollow,
attacca da 16, è fortissimo e fa, è quello che ci fa le colonne più forti, insomma più alte di power quando lo andiamo a schierare. E poi gioco il 2 per di scheletro cannoniere. Quando viene messo in gioco dagli scarti, giriamo uno, spacchiamo il retro del nostro avversario e poi, se siamo in hollow, peschiamo anche una carta. Fortissima se vogliamo togliere qualche intercetto all'avversario, perché per togliergli un po' di difese è sempre buono. Poi gioco 2 per di Columbard. Lui, quando attacca ed è supportato, counterblastiamo 1 e si schieriamo una carta degli scarti. Non ha hollow invece lui, però è buono quando facciamo l'attacco e vogliamo andare a schierarci una carta in più degli scarti per fare un altro attacco in più. E poi gioco la monocopia di Re Serpente, e quando lui viene giocato dagli scarti facciamo Soul Charge e andiamo a counter charge una carta fondamentalmente. Gradi 3, ovviamente il boss del mazzo, quello che vogliamo vedere in Vanguard, Nitros. C'è poco da dire, è la sua stride skill, counterblastiamo 1, schieriamo una carta dagli scarti e gli diamo più 2000, e in Generation Break 2 una volta per turno, quando una nostra retroguardia viene messa nella zona scarti, possiamo millare 3 e rischierarla. Non l'ho mai fatta in tutte le partite che ho fatto, non ho mai trovato utile farla, però se proprio non vogliamo rimuoverci un pezzo è sempre buona. Come G3, altro G3, gioco 2 per di Nightstorm. Alla fine della battaglia in cui questo unità ha attaccato Vanguard da retro, se questa unità è spettrale, giriamo 1, scegliamo una carta che non abbia il suo stesso nome e la schieriamo in R, dove non si trova però lui stesso. Mentre come secondo effetto, quando viene schierato in Vanguard, possiamo fare Counterblast 1, Soul Blast 1, guardiamo le prime 5, ci cerchiamo una carta con l'abilità Hollow e la prendiamo in mano e poi mischiamo il mazzo. Anche questo non faccio quasi mai il suo effetto, perché è uno spreco di Counterblast che ci servono per i G3, quindi mai fatto. E poi gioco il 2 per di Drago Spaventoso Drago Ghoul. Lui è fortissimo perché anche lui, come Negrorook, lui invece che attaccare da 16, invece lui attacca da 19. Cambia pochissimo perché comunque un 10 te lo para, però schifo non fa, è fortissimo comunque. L'unica cosa che per farlo, però, per prendere questi più 8 di bonus, deve però millare le prime due carte del mazzo, quindi è un po' uno svantaggio rispetto a Negrorook. Il suo altro effetto, nella nostra fase principale, possiamo girare 1, ci distruggiamo un altro grado 2 superiore e poi gli schieriamo sopra questo. Anche questo non lo faremo quasi mai, è uno spreco di Counterblast, perché ci servono per i G4, quindi non lo faremo mai. Come G3, allora, gioco la monocopia di lui, Blue Heart. Non lo farei mai, se avessi Sebreeze giocherei Sebreeze, ma il suo effetto ci dice CB1, schieriamo due retro dagli scarti, però in zone dove ci abbiamo già retro, quindi fa abbastanza schifo. La nostra prima stride, monocopia, ovvero Badaia. Lui, quando entra in campo, ci scegliamo tre carte del nostro mazzo, le mettiamo negli scarti. Se poi abbiamo scartato dal mazzo almeno due carte con l'abilità Hollow, schieriamo un fantasmino dietro di lui. Esattamente, schieriamo il Jack il fantasmino. Se abbiamo scaricato lo Straight Fodder, giochiamo dietro lo Straight Fodder e via. Poi gioco il 2 per di Bandit Room. Se colpisce, schieriamo una carta dagli scarti e gli diamo più 2000. Il classico, se colpisce fa qualcosa. E poi ovviamente il G4 boss del mazzo, 4 per di Nitros. Lei, quando attacca in Generation Break 2, giriamo due carte e giriamo la sua copia faccia in su, scegliamo due unità dai nostri scarti e le schieriamo in due file diverse, quindi o le schierate una così e una così, oppure una così e una così. Fondamentalmente questo è il suo effetto.
ci fa fare un attacco in più, quindi è buona anche solo per quello. Poi, se vogliamo aggiustare qualche colonna, mettergli un nuovo supporto perché magari abbiamo attaccato con unità senza supporto, oppure dall'altra in qualche modo attacchiamo solo con quella davanti, ci fa insomma fare qualche attacco in più supportato. Multi attacco in più non fa mai schifo. Quindi, anche se comunque questo è un mazzo che non punta tanto sul Vanguard, ma punta tanto sull'Eretta, come è sempre stato per Gran Blu. Questa era la decklist. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo alla prossima.